Per noi ogni giorno è un giorno nuovo. Oggi abbiamo affrontato una buona squadra, organizzata, che veniva ad aggredirci in maniera leggermente diversa come concetti rispetto a sabato, e chiaramente per noi il dover capire le uscite, il dover capire i concetti, ci vuole del tempo per poter lavorare. Avrei preferito lavorare una settimana intera e non magari con l'intermezzo della Coppa Italia, ma è un obiettivo importante a cui teniamo, che ci ha dato la possibilità di valutare anche altri calciatori che hanno risposto in maniera positiva. Però sappiamo, insomma, che è un cammino lungo e ogni giorno dobbiamo cercare di mettere un mattone positivo, eliminare gli errori che ci sono stati in passato e cercare di crescere. Ma da un punto di vista, ripeto, dell'impegno, dell'attenzione, dell'approccio alla partita, siamo soddisfatti. Al secondo tempo abbiamo cercato di aggiustare qualcosa e ci prendiamo questa vittoria, perché è importante trovare soprattutto grande continuità, e guardiamo avanti a domani che torneremo a lavorare. Senta, il rovescio della medaglia, parlavo prima delle cose poco meno positive, diciamo così. Il rovescio della medaglia è però un po' così positivo, si è visto una compattezza difensiva un po' più marcata contro una squadra comunque pericolosa, insomma, aveva diversi giocatori anche titolari in campo. Quindi, insomma, da questo punto di vista forse gli schemi difensivi stanno cominciando a funzionare un po' di più, anche perché lei ha preso una squadra adesso, insomma, fuori dei denti, insomma, magari giocava molto bene in attacco, però insomma in difesa aveva qualche difficoltà. E forse su questo lei che sta lavorando anche, no? Sì, vorrei lavorare, ripeto, una settimana in maniera continuativa, perché lavoriamo a bocconi, invece sono lavori che vanno fatti in maniera sistematica e avendo tempo a disposizione, e questo purtroppo in questo momento non ci è possibile. Però per quel poco che abbiamo analizzato, più che altro a video, perché di tempo ne abbiamo poco, e la squadra ha fatto dei passi avanti. Era importante, secondo me, viste le prime due partite, che trovassimo una compattezza che nelle due precedenti partite, cioè le mie prime due, parlo di Bari e Rende, non c'è stata. E quindi da qui bisogna ripartire. Le chiedo ancora questo, è naturalmente molto più importante il campionato, no? Non ci mancherebbe altro. È importante il campionato, adesso c'è questa trasferta a Castellammare contro la Capese, il Catanzaro ne lo sa, naturalmente viene da 3 sconfitte consecutive in trasferta, da questo punto di vista quindi bisognerà cercare di invertire anche questa lotta. Sì, per noi ogni partita è la partita della vita e dobbiamo mantenere assolutamente un profilo non basso ma molto basso, e avere l'umiltà di chi vuole andarsi a prendere un risultato positivo. E perciò mi aspettavo delle risposte importanti oggi, no? Attraverso l'applicazione, attraverso l'essere sempre concentrati su ogni allenamento, dobbiamo crescere, perché di tempo ne abbiamo poco. Però, ripeto, sotto questo punto di vista la squadra ha dato delle buone risposte sia sabato che oggi, e adesso dobbiamo essere bravi a continuare seguendo delle regole ben precise che dicevo nella passata conferenza stampa, e metterci ogni giorno un mattoncino in più. Mister, esperimento interessante, non proprio inedito, perché l'avevamo visto in altre situazioni di partite, di Vido Mezzala, che oltretutto era qui dentro, pensa che possa essere la sua posizione oppure era... Ma è stata una scelta un po' avventata, anche perché veramente non abbiamo avuto modo di lavorarci come mi piacerebbe lavorarci, e secondo me in un centrocampo a tre è l'unico calciatore che ci potrebbe dare quel qualcosa in più. Vedi, il primo gol che abbiamo fatto su un inserimento suo, è un giocatore che chiaramente ha qualità poi quando arriva a inserirsi tra le linee, e quindi lui mi ha dato la disponibilità. Ma ripeto, abbiamo sbagliato troppe situazioni di concetto al primo tempo, ma non avendoci lavorato mai, se non mezz'ora ieri, ma veramente a subbuteo, è stata avventata. Ma bisogna provare per cercare di trovare alternative, per cercare di coinvolgere quanti più giocatori è possibile, e soprattutto trovare delle variazioni al tema che devono tornarci utili. Sul gruppo,
Ma su questo ci terrei a dire, a me dispiace, insomma, voi fate il vostro lavoro, che la cosa sia venuta fuori, perché ci sono delle dinamiche interne che dobbiamo essere bravi a tenerle all'interno. Questo in assoluto, però che sia venuto fuori certamente mi dispiace, e su questo dobbiamo crescere tutti. E poi ovviamente voi siete bravi a fare il vostro lavoro, è il vostro lavoro. Io non sono un gestore, io alleno, e quindi allenando non devo gestire ma devo incidere, perché non mi piace gestire, perché gestire significa dare la possibilità ad altri anche di intervenire. Invece decido io, comando io da quel punto di vista, e mi piace che i ragazzi abbiano dei comportamenti esemplari fuori dal campo e dentro al campo. E la scelta di lasciare ancora oggi fuori dei giocatori è stata una scelta tecnica, perché ormai, voglio dire, quello che è successo fa parte del passato, e mi devono convincere adesso con l'atteggiamento, l'allenamento, dove devono spingere sempre al massimo. E io sono intervenuto dove ritenevo giusto che si intervenisse, perché è normale che ogni allenatore ha il suo modo di portare avanti una gestione del gruppo e di valutare le situazioni. E quindi sotto questo punto di vista la squadra incomincia a dare dei segnali positivi che devono essere confermati, perché, ripeto, tempo ce n'è poco a disposizione, ma soprattutto c'è da scalare una classifica. Sì, allora Bianchimano ha eseguito stamattina un controllo e ha dato esito fortunatamente positivo per noi, e quindi comincerà ad allenarsi. Celiento spero domani di averlo a disposizione all'allenamento. Derisio mi auguro ancora una settimana. Si è riaggregato Urso domenica mattina a noi, e oggi ho preferito portarlo per cercare di dargli minutaggio, ma deve assolutamente entrare in condizione anche da un punto di vista del peso. E quindi fortunatamente, insomma, stiamo recuperando gli infortunati, e mi auguro che tornino presto, perché mi piace scegliere nell'abbondanza, e così cresce anche il livello dell'allenamento, no? L'intensità, e chi andrà più forte avrà la possibilità di mettersi in mostra. Grazie, arrivederci.